Mister, lo avevi detto nel precedente trittico, che è anche abbastanza recente, bisogna fare fronte alla rosa che si ha a disposizione, anche alle energie, bisogna far girare i giocatori. Oggi la vittoria è arrivata dalla panchina, ma quello che conta poi alla fine è che sia arrivata. Sì, oggi era quello che importava era quello, portare a casa i 3 punti. Non era facile perché tutte le squadre che hanno vinto col Borgo 7 l'hanno fatto in grande difficoltà, a volte anche in maniera molto immeritata. Quindi sono soddisfatto di 3 punti, sono contento che sia arrivata anche una reazione con i giocatori che sono entrati dopo. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo cambiato anche qualcosa, siamo messi, diciamo, in un assetto iperoffensivo dal decimo del secondo tempo. Non l'abbiamo fatto con equilibrio, abbiamo attaccato la porta. È vero che abbiamo avuto qualche errorino tecnico di troppo, ma il campo oggi non era facile giocare, era abbastanza sconnesso, però ho visto veramente la squadra con la voglia di voler portare a casa i 3 punti in tutti i modi, e poi l'abbiamo fatto anche con una bella azione. La tradizione è rispettata perché per il terzo anno di fila, con la terza maglia celebrativa sotto festival, arriva la terza vittoria, sempre per 1-0, però tradizione mantenuta. Sì, me l'avevano accennato di questa cosa, però l'avevo sentita senza levare cavole, senza pensare a niente. Però sì, siamo contenti. Per noi è importante ancora aver fatto una vittoria senza prendere gol. È la quarta in queste 7 partite di giro di ritorno. Sono contento dei ragazzi perché nel giro di ritorno abbiamo avuto una media punti importante. Abbiamo fatto 13 punti in 7 partite, una media quasi da vittoria del campionato. Era una media che ci serviva perché adesso abbiamo tante partite impegnative: Alcione, Asti, Vado, Ticino, insomma, abbiamo partite belle da giocare e che ci devono fare incrementare il nostro bottino di punti. E in questa sosta quindi su cosa si lavorerà? Ma noi abbiamo diversi giocatori che dobbiamo recuperare a livello fisico, che hanno avuto qualche problemino, che hanno stretimenti o che magari sono indietro di condizioni come in Corvaia, come altri, quindi che devono proprio lavorare. Quindi per me cade a puntino. Abbiamo fatto 7 partite in poco tempo, è stato un dispendio energetico e anche mentale grande, quindi ora i ragazzi staccano un po', poi ripartiamo.